Grazie, ciao a tutte e a tutti, cercherò di essere breve, visto insomma l'ora, giustamente insomma che l'attenzione comincia ad abbassarsi. Io insomma non è semplice intervenire dopo tutti questi interventi, dopo l'ultimo di Olol, insomma molto bello e complessivo, però cercherò di portare un contributo per quella che è la mia esperienza da Bologna. Io appunto sono un delegato a DL Cobas, un lavoratore, un operaio, addetto al facchinaggio. Molti di voi magari insomma saranno a conoscenza, si ricorderanno quella che è stata la nostra battaglia. È stata una piccola ma importante battaglia che ha ottenuto dei risultati importanti a Bologna. Dico piccola perché comunque coinvolgeva un numero diciamo abbastanza basso di lavoratori, però importante perché ha ottenuto una vittoria che è stata la regolamentazione dei nostri contratti, l'adeguamento del nostro livello, la divisione in turni, quindi con l'unità di questi lavoratori insieme al sindacato siamo riusciti ad imporre all'azienda le nostre richieste, quindi una vittoria per noi e per anche insomma tutte le altre dinamiche che ci sono soprattutto nella città, anche diciamo quindi che può essere presa come esempio. Le altre dinamiche della città, cosa intendo? Anche per portare un contributo un po' diverso, quello che riguarda diciamo la logistica metropolitana delle merci, no? Quindi quello che è la distribuzione appunto nella città, cioè qui siamo diciamo anche più abituati a conoscere la dinamica della logistica più legata ai magazzini, magari delle periferie delle città, invece diciamo la mia esperienza parla di una dinamica della logistica metropolitana che si muove all'interno della stessa città e soprattutto per quello che riguarda la delivery food, no? Quindi legato alla dinamica della grande distribuzione, dell'alimentazione, del cibo. All'interno appunto di Bologna si sta vedendo, ma in questo in generale in tutta Italia, in tutta Europa, come queste nuove forme anche di lavoro stanno prendendo campo e sono nuove forme di lavoro, appunto diverse anche da quelle cosiddette classiche, però a queste nuove forme corrispondono anche nuove forme di sfruttamento. E noi lo vediamo insomma quotidianamente con anche le persone che incrociamo, io guido il furgone e incrocio insomma altre di queste anche in realtà, soprattutto in motorino, pensiamo appunto a Deliveroo, pensiamo a Just Eat, pensiamo insomma a tutto questo mondo che diciamo è pieno di contraddizioni, è pieno di zone grigie, di sfruttamento, che è giusto indagare, è giusto monitorare, è giusto rapportarsi anche come sindacato, come lavoratori. E su questo appunto io credo, insomma noi crediamo anche come lavoratori ADL impegnati in questo ambito, che lo sciopero che ci sarà insomma è necessario che sia unitario, anche perché di fronte ai lavoratori spesso esterni a certe dinamiche, no? Poi dei sindacati no, non capirebbero insomma questa divisione in questo momento, quindi bene lavorare sull'unità e bene appunto però cercare anche di allargarsi al di fuori, no? Del sindacato stesso e dei lavoratori diciamo che stanno dentro il sindacato, quindi rapportarsi a tutto questo tipo di soggetti, di pezzi che ci sono, che appunto noi vediamo, in particolare io parlo per Bologna, per quella che è la realtà che vedo quotidianamente negli ultimi tempi. A Bologna insomma c'è anche, come dire, un'area positiva, c'è stato delle mobilitazioni importanti, si diceva prima, dallo sgombero di La Base, mosso un pezzo di città degna, che è giusto anche, no, nelle azioni come quella dello sciopero generale coinvolgere, quindi ampliare, allargare per far sì che sia un vero e proprio sciopero generale che tocchi insomma i vari ambiti del lavoro vecchio e nuovo, delle dinamiche di sfruttamento vecchie e nuove. Quindi forza, avanti.